La comunità religiosa pugliese non solo si chiude nel dolore dopo l'incidente stradale costato la vita a tre suore che viaggiavano a bordo di un pulmino sull'autostrada non lontano da Cerignola. Sergio Nicola. Non so che dire, non c'è bisogno perché ne sono arrivati tante telefonate, tanti che sono venuti sul posto e grazie del pensiero. Poche parole pronunciate al telefono dalla madre superiora, più per cortesia che per altro. Sono chiuse nel dolore le suore salesiane dei Sacri Cuori, il giorno dopo l'incidente in autostrada costato la vita a tre religiose che risiedevano nella casa di Bari e che con altre suore degli istituti di Barletta e Lecce stavano rientrando in Puglia dopo un ritiro spirituale a Formia. Viaggiavano tutte a bordo di un minibus, guidato da una di loro, quando all'altezza del casello di Cerignola Ovest il mezzo si è ribaltato finendo in una scarpata. Per tre religiose, tra cui una originaria del Ruanda, non c'è stato scampo. Le altre 10, compresa la suora al volante, sono state soccorse e trasportate con ambulanze ed elicotteri nei vari ospedali della provincia. Le più gravi, due sorelle, sono a San Giovanni Rotondo. E le condizioni sono per entrambe cose da considerare critiche. Sono state ricoverate con prognosi riservata entrambe. Una delle due è ricoverata nel nostro reparto di rianimazione prima, dove le lesioni sono multiple e sono anche piuttosto importanti. Pochi dubbi sulla dinamica dopo i rilievi della polizia stradale. L'ipotesi più probabile è quella dello scoppio di uno pneumatico.